14, guerra in Francia. Tralasciamo le vicende della guerra. Alcune lettere di Zelia fanno una dettagliata descrizione soprattutto di ciò che capitò alla sua famiglia. Fu testimone delle barbarie commesse, dei feriti e dei morti che incontrò quando andò a prendere appena possibile le due figlie più grandi al collegio di Le Mans. Poi i soldati a casa, le requisizioni, le granate, il rifugio in cantina e la carestia. Tutte le guerre sono uguali, sembra la descrizione della nostra seconda guerra mondiale. Poi la guerra finì, ma non fu meno tragico il dopoguerra. Si visse uno sbandamento generale, oltre alla mancanza di tutto. Non mancò la protezione religiosa, come non mancarono i profeti di sventura che seminavano paura e sconcerto. Il rifugio per la famiglia Martin era sempre la preghiera. Si pregava a casa, si pregava in chiesa, si partecipava ai pellegrinaggi. Nel maggio 1873 Luigi scrive a Paolina: «Prega molto, cara piccina, per il buon esito del pellegrinaggio di Chartres, al quale anch'io prenderò parte. Esso riunirà numerosi pellegrini della nostra bella Francia ai piedi della Madonna per ottenere le grazie di cui la nostra patria ha tanto bisogno per mostrarsi degna del suo passato». Nel 1871 Luigi aveva ceduto a un nipote la gioielleria e si era trasferito con tutta la famiglia nella casa del papà in via Saint-Blaise. La mamma invece restava lì, dimorando sopra il negozio. Prima di andarvi ad abitare, Luigi l'aveva arredata secondo i gusti soprattutto della moglie. La casa è modesta e riservata. Nella prima stanza Zelia continuerà la sua arte di merlettaia e riceverà periodicamente le operaie che lavoravano per lei. Luigi, ormai libero dall'orologeria, l'aiuterà con maggiore continuità.